Tutti benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Oggi sono a casa mia, siamo venuti qua perché mio marito vuole tagliare l'erba, cioè ci sono da fare un po' di lavoretti. Io con molta calma e molta cautela ho messo finora un pochino a posto alcune cose che ho portato da casa della mamma perché ovviamente c'era del cibo, tante cose che avevo preso per lei che sono rimaste lì e quindi ho portato un po' a casa del marito, un po' qui, soprattutto cose a lunga conservazione, tipo i fagioli, le lenticchie, insomma queste cose qua che le avevo preso un sacco di robina, facile anche da mangiare, insomma vabbè, adesso ci ritroviamo pacchi di minestrina. E la mangeremo perché comunque non si butta via niente. E niente, ho messo un pochino a posto, poi ci sono tante cosine che ho acquistato che vi voglio far vedere e quindi ho detto intanto faccio un piccolo video di Get Ready With Me in cui mi do una passata in faccia e per l'occasione voglio provare insieme a voi il Good Apple. Che come vedete, cioè, non mi va giù, ma l'ho già distrutto, cioè, l'ho semplicemente provato da sola e qui mi c'è entrato un dito e qua ci ho buttato un quintale di colore, insomma, vabbè, però voglio provare con voi il Good Apple, che ci ho rinfilato il dito un'altra volta. Ok, abbiamo capito che questo formato per me non è l'ideale perché ci infilo le dita dentro. E, ho diversi fondotinta adesso e di recente, forse proprio nel video che ho registrato ieri e che probabilmente voi state vedendo il giorno in cui io registro questo, che casino mi sto annotando. Vi ho già detto che i miei fondotinta preferiti sono questa tipologia qua, in cushion. Allora, questo è il 2AN di Estée Lauder, vedete questa tipologia qua. E anche questo mi piace molto, però io a casa di mio marito invece ho il Kill Cover di Clio, Clio, non Clio Makeup, tutte le volte, perché sennò magari li andate a cercare sul sito di Clio, ma il Kill Cover lo trovate solo su Estée, poi vi metto i link di solito. Questo non l'ho cercato, ho ripreso il Kill Cover perché ha un'ottima, diciamo che è una cosa ottima che è il no transfer, quindi insomma, è importante che non rimanga, che non sporchi. Ma adesso procediamo con questo Good Apple di KVD che ho provato e quindi voglio applicarlo. Ora, devo dire che devo stare molto attenta perché col pennello ne uso troppo, invece con i cushion mi trovo bene perché per una che tende a prendere chili di prodotto è l'ideale. Comunque proviamo col pennellino, cercando di non esagerare. Perché io poi tendo veramente a mettere troppo, troppo, troppo prodotto. Ora qua correttori, sa che non ne ho. Quindi boh, andrò di Good Apple e basta. Sinceramente tutte le meraviglie che hanno detto di questo fondotinta io non le ho notate, però è vero che l'ho provato una volta sola, ne ho messo un'esagerazione e comunque non costa poco, mentre l'altro che ho comprato su YesStyle a parità di prezzo sono due confezioni praticamente, quindi allora, non avendo qui il correttore, lo so che non va messo sugli occhi, ma insomma ci si adatta, perché ho quasi tutti i correttori a casa mia. Qui ho proprio il minimo indispensabile. Allora, come tonalità è di tutti quelli che ho adesso di fondotinta è quello un pochino più scuro, infatti l'avevo preso proprio per poterlo usare in estate, anche se
Non so quanto mi abbronzerò, ragazzi, perché tra le macchie in faccia, tra comunque l'operazione, insomma, non è che posso stare, cioè, non ci sono controindicazioni a stare al sole, ma insomma, tra tutto un po', non credo che anche l'estate scorsa non mi era abbronzata un granché. Già, avevo detto che volevo provare il pennello, quello a lingua di gatto, che è più adatto per le pelli agée, e poi invece ho usato questo. Vabbè, sono sempre in tempo a prenderlo, eh. Eccolo qua. Così vado a metterlo anche un po' più direttamente, come se fosse un fondotinta. Allora, tutti ne parlano super bene. Il fatto è che la maggior parte delle persone che parlano bene dei prodotti non hanno la pelle secca e agée. Cioè, io anche su YouTube trovo moltissime persone, magari che si truccano anche anzianotte, ma che non hanno la pelle secca. Quindi, per esempio, la Paola Gattaluna, ragazzi, c'ha, mi sembra, 67 anni e io ce n'ho 51, però. Io l'ho vista anche dal vivo, ragazzi, e c'ha una pelle, secondo me, più bella della mia. E quindi la pelle secca no, non aiuta per niente. Ok. Ora io stamani l'avevo idratata abbastanza bene, però. Dunque, boh, non è coprentissimo. Il problema è che se poi ne metto troppo, cioè infatti dicevano è molto coprente. Sì, è molto coprente, però. Se io ne metto troppo, poi va a segnare. Voi dite, ma perché non ti sei preso anche il fondotinta, anche il correttore? Perché costava caro, ragazzi. Non è che ho preso solo il correttore, ho preso solo il fondotinta Good Apple per provarlo e il mascara di KVD. Costava molto. Costava un po' caro, quindi ho detto vabbè, correttori già ce n'ho assai, insomma, diamoci una regolata. Anche se ora poi arriveranno anche altri acquistini, eh? Ho avuto delle offerte, delle promozioni particolari e quindi ne ho approfittato. Bene, io non ne metterei più, anche perché comunque col cellulare non è che si vede un granché, eh? Cosa sono andata a combinare. Quindi questo basta. Come sapete, io non fisso niente con la cipria. Andrò sui toni freddi oggi, freddi relativamente. Vado ad applicare subito il blush. Che è molto molto chiaro, quindi con questo fondotinta scuretto si vede anche il giusto. Si comincia a sentire. Allora, sentite i cani che abbaiano perché mio marito ha cominciato a tagliare l'erba e quando passa nel vialetto che è sul confine con quel terreno dove sono i bassotti, loro urlano. Allora, mettiamo via i pennelli sporchi. Allora, userò questa qua, questa palettina. Ecco, cioè, è possibile che io devo infilare continuamente le dita nelle palette e nei cosi. Cioè, userò questa palettina qua che mi è arrivata da YesStyle, è della Peripera. Ok, allora. Matite ne abbiamo? Sì, abbiamo soltanto la matita nera, diamo una pettinata alle sopracciglia. Io non sto a fargli niente, ragazzi, voglio fare una cosa super veloce, semplice. Quindi sopracciglia come sono sono. Allora andiamo a mettere solo un pochino di matita nera qua.
sto provando a non tirare l'occhio, ma è veramente difficile per me. Comunque ci sto provando. Ok. Ovviamente ho sbrodolato l'anima mia. Come sempre, ragazzi, ormai lo sapete. Allora, prendiamo il pennellino angolato e vado a prendere il colore più scuro, però voglio andare su questo qui più violaceo per andare a fissare la matita. Tanto vi aggiorno un po' anche sul mio stato di salute. Un po' una tragedia, nel senso che a parte gli espansori, che quelli ragazzi fanno male, a seconda di come mi muovo, ma poi adesso ho dolore alle ascelle, mi bruciano tantissimo, mi fanno male, sembra che si strappi tutto. Perché comunque finora erano molto anestetizzate, cioè erano proprio prive di sensibilità. E ora piano piano stanno riprendendo sensibilità e bruciano e fanno male. E è un casino. Infatti stamani poi ho le mie contratture, quelle solite, che anche quelle sono abbastanza invelenite, perché comunque vengo da una decina di giorni di posizioni forzate, di protezione, perché uno poi quando sente male tende a indurirsi, no? Tende a stare tutto teso, quindi è un po' un casino. E stamani ho dovuto prendere una tachipirina perché non ce la facevo. Ieri sono stata 2 giorni come se avessi un pugnale nella scapola. Stamani sono svegliata che il pugnale mi sembrava di averlo qui e quindi ho detto no, ok, oggi prendo la tachipirina perché se no non ho voglia di patire. Allora, questo era il pennellino angolato di Jessup, il 322. Luxe Soft Definer. Questo è il 227, sempre di Jessup. Andiamo a mettere la parte chiara. Io andrei su con questo rosina chiaro qua. No, non è poi così chiaro, eh. Andrei a metterlo nella parte qua. Comunque, è abbastanza chiara e luminosa. La vado a mettere nella parte qua sotto la sopracciglia. E poi lo vado ad applicare anche qua all'interno. Così poi dopo registrerò con questo trucco magari anche gli altri video. C'ho veramente un sacco di cose da farvi vedere. Proprio tante, tante. Allora, prendiamo un altro pennellino per andare dentro la piega. Luxe Crease, forse era questo quello più. No, Crease è quello della piega. Qualcuno di voi me l'aveva detto. Cosa voleva dire Crease? E non me lo ricordo già più. È Shadow Brush. Luxe Petite Crease. Allora, io prenderei questo qui, il 231, per andare nella piega. E nella piega io ci andrei sempre con questo qui scuro che avevo usato per la matita, per sfumare la matita.
Questa palettina qui è molto carina per un trucco soft, delicato. Poi uno può stare sui colori opachi se non vuol far chissà cosa, se no ci sono anche dei colorini molto brilluccicosi. Allora, ho messo questo nella piega. Ora sono indecisa se fare la transizione con questo o con questo, ma io lo farei con questo. Un po', allora un po' è sparito quello scuro, quindi lo andiamo a rimettere un po' qua. E poi riprenderei questo qua che è pulito per riprendere un pochino di chiaro per ridarlo proprio qua su e qui all'interno dell'occhio che volevo fare un po' di luce. Punto io proverei a mettere un po' di sbrilluccico, però lo darei con le dita se ci riesco, eh. Non esageriamo, basta così. Proviamo il mascara che vi di il aspettate come si chiama? Go big o go out, insomma, una cosa della serie o vai grande o vai a casa, mi sembra la traduzione sia quella più o meno. Ok. Allora, lo scovolo è bello ciccione. Come già ho detto forse in un altro video in cui lo provavo, ecco, mi sono data il mascara sulla pupilla, porca miseria. Come dicevo in un altro video, mi sembra nel primo video in cui lo provavo. Qual è il problema? È che io ho preso il mini size perché comunque i mascara mi durano sempre tanto, perché poi magari mi viene voglia di provarne altri di altri tipi. E adesso tipo ce n'ho tre a mezzati, però io quello coreano devo smettere di usarlo perché è un waterproof, veramente waterproof. E poi per toglierlo ci metto secoli e io non c'ho voglia perché non ho esigenze. Va bene per chi ha esigenza veramente di avere un mascara che ti duri tutto il giorno, ma siccome io questa esigenza non ce l'ho, non ho voglia di dover insistere secoli per struccare un occhio quando magari il trucco mi basta che duri 2 ore, quindi. Allora, io qui, ragazzi, non ci sto vedendo un cavolo. Riesco proprio a vedere che cosa sto facendo. Dice, ma perché non ti prendi uno specchio? Tutte le volte il solito discorso. Forse ce l'ho qui. Ce l'avevo qui. Ah, c'avevo lo specchio qui.
sono stata abbastanza brava, ragazzi, non mi sono impata a casa. Allora, io però quando mi trucco sono concentrata e poi faccio casino, cioè comincio i discorsi e non li finisco. Allora, dicevo, ho preso la mini size. Qual è il problema della mini size? Che è lo scovolo è grosso uguale, però è più corto e quindi è più difficile, secondo me, la gestione del movimento per applicare il mascara. Allora, così di primo acchito non è brutto, ma io non ci sto vedendo il prezzo che costa, eh. Cioè più o meno, cioè il Maybelline che costa molto molto meno, non ci sto vedendo tutta questa differenza, però ora così il colpo d'occhio mi sembra bello, non lo so, vabbè, ecco prima quando mi sono tirata cosa nell'occhio, sì, mi sono fatta del male, mi sono un po' attaccata tutta qui sotto. Bene, perfetto. Eh sì, ho fatto proprio una bella patacca, eh. Marimma Monica. Proprio bella bella sta patacca, l'ho fatta. Allora, ecco, adesso sto vedendo anche il Good Apple. Allora, è molto naturale, effettivamente ha un buon effetto. Per me, beh, è bene non darci la cipria perché è secco, cioè non è autosettante. Se avete la pelle secca, la cipria anche no. Non è brutto, non è brutto, considerando che l'ho dato anche sotto gli occhi. Ora vado a riprendere magari questo. L'unico correttore che ho è questo qua, che però non è forse quello più adatto, però. Ero convinta di avere quello, di avere qui quello sbagliato, diciamo, il correttore sbagliato. Invece no, c'ho quello giusto, nel senso che ne ho due di questi qui di Mesauda, uno è chiaro e lo uso per. No, questo è Shadow. Che pennello prendo per sfumare il correttore? Uno chiaro che lo uso più che altro appunto per fare le correzioni così a trucco finito, e c'ho questo qui più scuro che lo usavo proprio da dare sotto. Ero convinta di avere quello chiaro, invece quello chiaro è lassù a casa di mio marito e questo scuro è qui, quindi ce l'avevo il correttore. Ragazzi, tanto ormai lo sapete com'è. Tanto voi lo so, mi volete bene come sono, vero? Anche se fa casino. Tanto, se volete tutorial di trucco da gente che si sa truccare, sapete da chi andare. Ci sono tanti canali con persone brave. Qui da me ci venite così, per compagnia. Allora, ok, adesso andiamo sulle labbra. Matitina Essence. Ah no, ma io ho messo via lo specchio, ma visto che ce l'ho, perché non ci devo vedere. Ho le labbra disastrate perché le sono rimangiate. Avevo smesso di mangiarmi le labbra, le pellicine, ma in questa convalescenza si vede che sono stata un po' nervosa questo periodo. Mi si sono seccate, soprattutto all'ospedale, che non avevo portato. Avevo portato tante cose, ma non il burro cacao. E me le sono mangiate. Quindi. Come potete notare, non sono proprio l'ideale. Ora voi magari mi dite perché non ti fai uno scrub? Avete ragione anche voi, non ce l'ho lo scrub labbra. E ieri ho fatto un mega acquisto su Amazon. Ho fatto gli acquisti su YesStyle, ma lo scrub labbra non l'ho preso.
Guardate, vedete che lavoro, che casino. Allora, rossetto è questo di Mesauda. È un rosa. È il Cool Creamy Top. Comunque, dai, nell'insieme sono carina. Sì, un po' sparatone sto rosa, eh. Un po' tanto. Infatti oddio i denti. Infatti il nude più bello, poi alla fine il nude più bello che ho trovato ultimamente, che ho acquistato ultimamente, è quello che ho preso su Shiglam, su Shein. Quello come tonalità di colore è perfetto, perché è un nude rosato ma non troppo. Questo è proprio un rosa rosa, però io mi vedo carina. Che dite? Bellina, vero? Sì, via. Questo trucco è finito e ora sono pronta per registrare gli altri video dove vi voglio far vedere cosine che ho comprato e cosine che mi sono state regalate. Quindi vi saluto, alla prossima!